Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Dunque inizia benissimo l'avventura in Youth League per i ragazzi di Mister Baldini che vincono 1-0 alla Ciudad Deportiva de Paterna all'Estadio Antuenio Puchades di Valencia, vincendo per 1-0 con la rete di Elia Petrelli. Allora, è stata una delle più belle partite che io mi ricordi di Youth League perché veramente è stata veramente una partita apertissima con questo risultato. Valencia se l'è giocata molto bene, ma anche la Juve ha avuto le sue occasioni. Diciamo che fino al gol della Juve era una partita veramente equilibrata, che devo dire la verità, lo 0-0 era bugiardo come risultato, era una partita da 3-3 per le occasioni create da entrambe le squadre. Veramente grandissima prova di Moreno, che si vede che è un giocatore di un'altra caratura a livello internazionale, di esperienza rispetto, e lì ti fa capire insomma come crescono in maniera diversa i ragazzi della cantera delle grandi squadre spagnole come Barcellona e Real Madrid, e come crescono più a fatica i ragazzi delle primavere nazionali. Comunque, bella partita. Ripeto, una partita che era aperta a qualsiasi risultato. Fortunatamente ha segnato prima la Juve con Petrelli e poi è riuscita a tenere fino alla fine del match, insomma. Ma è stata veramente una grandissima partita. Complimenti a entrambe le squadre, è stata una partita veramente per entrambe veramente faticosa, perché comunque, ripeto, le occasioni non è che si è state avare, è stata una partita ricca di colpi di scena. C'è stata anche due traverse del Valencia, due occasioni davanti al portiere della Juve, che poi dopo il vantaggio ha avuto delle occasioni veramente importanti per chiuderla, non le ha sfruttate. Su questo credo che bisognerà migliorare, perché la Juve quando ha queste certe occasioni bisogna chiudere le partite. Insomma, Elia Petrelli che la porta la vede, cioè ragazzi, primo anno nella primavera eppure i colli sta già facendo. È un ragazzo che seguo da tanto, che comunque già lo seguivo nell'Under 16, che adesso ho visto l'anno scorso nell'Under 17, mi ricordo che fece oltre un gran campionato anche una grandissima Future Cup. Quest'anno insomma credo che con la primavera possa trovare la sua, come posso dire, insomma, la conferma insomma di quello che si dice di tanto bene su di lui. Insomma, tutte le sue qualità possono avere conferma in questa stagione. E consacrazione, non mi veniva consacrazione. E beh, ragazzi, dunque, la Juventus vince a Valencia, primavera, Youth League, e adesso vedremo stasera i grandi cosa faranno, sperando di poter festeggiare la vittoria anche stasera. Espugna uno stadio dove non aveva mai giocato, quindi vince all'Antonio Puchades. E ragazzi, a questo punto io vi saluto, vi do appuntamento con i prossimi video. Stasera ovviamente post partita di Valencia Juventus, ma anche ovviamente poi prossimi video post Juventus Under 23 e Juventus Primavera. Ciao!